Ringrazio la dottoressa di avermi invitato, innanzitutto sono un po' emozionata perché io ho contribuito proprio alla nascita della prima edizione di questo percorso, quindi sono contenta che mi abbia invitato questa volta per testimoniare nel mio nuovo ruolo in Eaton alcuni esempi di gestione dei talenti in una multinazionale americana come Eaton. Intanto vi chiedo se la conoscete. Sì. Sì? Qualcuno sì? La domanda non è banale, perché quando io ho applicato per questa posizione sono andata su internet per cercare un po' di informazioni, perché non sapevo che a Torino ci fosse, e nei dintorni, diciamo un'azienda così complessa e così globale anche. Quindi ecco, vi racconto un pochino, intanto così capite poi, vediamo se funziona anche là. Ecco. Qui c'è un po' la storia, diciamo che nasce in America nell'ambito automotive nel 1911 e per darvi una dimensione, diciamo che ha clienti in più di 175 paesi e con un giro di vendite di circa quasi 21 milioni di dollari nel 2015. Questo per dirvi come dimensioni, visto che mi occupo di personale, ci sono più di 100.000 dipendenti nel mondo, di cui all'incirca 21.000 nella regione di cui mi occupo, che dicevo prima con qualcuno, noi chiamiamo EMEA, che è un acronimo per dire Europe, Middle East e Africa, quindi l'Europa allargata, diciamo. Nata come multinazionale americana che poi si è espansa in Europa e anche in Asia Pacific, molto molto americana come cultura, ha poi cercato di con questa regionalizzazione cercare di spostare i centri decisionali e anche i programmi di sviluppo, in questo caso dei talenti di cui parleremo, cercando di fare dei programmi globali ma che poi venissero personalizzati a seconda delle esigenze delle varie regioni. Diciamo che il mio ruolo come responsabile dello sviluppo e organizzazione per le persone che lavorano in EMEA è molto appassionante, perché mi trovo a cercare di sviluppare i futuri leader dell'azienda. Innanzitutto cercare di trattenerli in azienda, di svilupparne i talenti, secondo alcune definizioni, poi io ne darò altre, non ci siamo messi d'accordo, ma mi ha dato un sacco di là per la mia presentazione. E quindi è veramente appassionante, perché mi trovo a contatto con ragazzi di tutta l'Europa allargata che vengono selezionati per partecipare a dei programmi di talent development. Ok. Beh, qui era per spiegarvi un po', anche se nessuno aveva mai sentito parlare di Eaton, in quali settori è presente e quali sono dei clienti famosi, per cui ho messo Facebook, perché in ambito elettrica Eaton fa da delle componenti elettriche molto piccole a degli enormi gruppi di continuità, tra cui quelli che fanno sì che i servizi Facebook non vadano mai giù e quindi ci funzioni sempre, piuttosto che il canale di Panama, che funziona grazie a delle componenti fornite da Hydraulics, alcuni, vabbè, in ambito aerospaziale, componenti di motori di aerei nonché di navicelle spaziali, e quello più conosciuto nell'ambito piemontese probabilmente sono le valvole e il supercharger della parte Leico. Ok, questo giusto per dare un'idea. Ecco, dicevo, e in effetti molto si fanno grandi investimenti sul talent management in Eaton sulla base di una serie di alcuni principi chiave. Quindi io adesso, prima di farvi degli esempi proprio di programmi, vi dirò un po' su quello su cui si basa la nostra filosofia della gestione dei talenti. Innanzitutto, questo è il nostro modello di leadership, che è un triangolo ma in realtà con una base, quindi con quattro dimensioni. Un triangolo con quattro dimensioni è già un paradosso di leadership, e una di queste, quindi diciamo pensare strategico, ottenere risultati attraverso sé e gli altri, dimostrare il proprio stile di leadership, e il quarto è proprio il costruire le capacità dell'azienda, quello che noi, visto che si usano tantissimi acronimi in azienda, chiamiamo VOC. In pratica noi a tutte le persone che gestiscono altre persone, quindi manager of people, chiediamo di attrarre talenti, svilupparli e costruire team efficaci. Quindi i manager ai vari livelli vengono tutti valutati su queste quattro dimensioni, e quindi vedete quanto è importante l'aspetto della gestione dei talenti. Intanto
attrarli e quindi cercare di promuovere l'azienda all'esterno in modo che le persone migliori decidano di venire a lavorare da noi. Quindi svilupparli con i programmi che vi mostrerò e poi lavorare ovviamente alla costruzione e allo sviluppo dei propri team. Quando ho messo questa slide ho pensato adesso la dottoressa sviene, perché in questa slide c'è una formula che noi utilizziamo per progettare i programmi di sviluppo che si chiama 70-20-10, non l'abbiamo inventata noi, c'è anche nella letteratura, quindi magari voi la conoscete, e cioè il principio è questo: diciamo che qualunque percorso di sviluppo ha una percentuale che di successo che è data dal fatto di avere un 70% basato sulle esperienze di lavoro, quindi la persona riesce a sviluppare il proprio talento per un 70% facendo delle esperienze importanti, sfidanti, cambiando ruolo, andando a lavorare anche in altri paesi, andando fuori da quella che si chiama la propria zona di comfort. Un 20% grazie al coaching, al mentoring, a tutti dei programmi in cui c'è un qualcuno che ci affianca, oppure noi possiamo affiancare qualcuno che ci fa da mentore, che ci insegna come poter crescere, e un 10% con il training formale. Diciamo che il puro training è, per quello noi intendiamo leggere i libri, l'articolo o la lezione classica. Ecco perché tutti i nostri programmi di sviluppo sono sempre dei percorsi o dei programmi, ma non dei semplici training, perché altrimenti cadrebbe la formula. Per capire questa formula, di solito io uso l'esempio della guida, quindi noi ci studiamo il manuale, come è composto il motore, poi andiamo a scuola guida e abbiamo le guide con l'istruttore poverino di fianco, quindi il coaching, e poi però tanta pratica, perché altrimenti non riusciamo a diventare degli ottimi, eccezionali guidatori. Ok, continuando con questa metafora della guida, che cos'è che può aiutare a fare proprio dei balzi in avanti, a dare una rapida crescita in una certa competenza, nel mettere a frutto i nostri talenti? Intanto la varietà di cambiamenti, la varietà di sfide, quindi la sfide diverse. Continuando la metafora della guida, per esempio guidare sotto una nevicata, una forte pioggia, di notte, al buio, in mezzo al traffico, questo sicuramente fa aumentare la nostra competenza di guida. Ma anche diversi tipi di ambienti, di setting, quindi guidare in montagna, in una strada da col curve, piuttosto che in una super autostrada con tantissime corsie, guidare in Inghilterra, per esempio, a Londra, con la guida dall'altra parte. L'intensità dello sforzo, quindi per esempio guidare da qua fino in Sicilia e quindi insomma fare un lungo percorso. Nonché l'avversità di condizioni, quindi di nuovo guidare nella nebbia oppure con la strada gelata. Ecco perché i percorsi di sviluppo tendono a essere in Eaton sempre molto impegnativi e sfidanti. Quindi le persone che sono candidate, quindi sono identificate come talenti, da una parte sono onorati di partecipare, poi però quando scoprono che sono veramente molto impegnativi dicono vabbè, ok, mi impegno, però insomma. A questo punto avevo pensato, urge una definizione, in realtà il collega l'ha già data, ma non siamo lontani, di talento. Noi di solito ce ne sono tantissime, in questo caso mi sono riferita proprio alla necessità, diciamo, al talento come l'abilità di imparare quello che può servire, di imparare dalle esperienze quello che può servire per sviluppare le competenze che ci servono nel futuro, perché quando parliamo di talento parliamo anche sempre di potenziale, e quindi noi quando parliamo infatti di talenti vengono anche normalmente definiti o chiamati high potential. Questa è un po' l'idea. Questo concetto di talento nasce ed è sicuramente collegato a questo altro acronimo che magari avete già visto, e quindi che va a definire le caratteristiche
di essere veramente sempre in movimento, incerto, complesso e ambiguo del nostro business environment di oggi. Quindi voi immaginate che cominciamo ad andare verso una definizione di talento un po' particolare, ecco, cominciamo da quella più generale a restringerci, ma di che talento stiamo parlando? Il concetto che ho appena mostrato è legato a quello che noi utilizziamo di learning agility per valutare, e quindi noi consideriamo quando facciamo le interviste per assumere dei talenti, quanto sono learning agile, si dice, quindi quanto queste persone sono veloci e capaci nel fondamentalmente imparare dalle esperienze. Per esperienze intendo successi e insuccessi, anzi molto spesso si impara molto di più dal fallimento, però sono in grado di capire e apprendere e a quel punto riutilizzare l'apprendimento in una situazione per affrontare una situazione completamente nuova. Nel senso che Eaton utilizza la behavioral interview, che è una metodologia di intervista che io ho subito, per esempio, quando ho applicato, tra l'altro ne ho fatte 8 diverse per arrivare poi ad avere la proposta, quindi in quel caso Eaton utilizza veramente il fatto di incrociare tanti valutatori. Ecco, durante questa intervista in pratica si chiede alla persona di andare a raccontare proprio dei fatti, degli aneddoti, per andare a specificare quando e come ha dimostrato una certa competenza. Quindi se io voglio valutare la persona per un ruolo e mi serve valutarne le capacità negoziali, per esempio, chiederò di raccontare proprio quando e come è riuscito a uscire da una difficile situazione negoziale con successo. La persona fa il racconto, dopodiché la metodologia prevede sempre la domanda sulla learning agility per capire se la persona ha fatto tesoro dell'esperienza, positiva o negativa che fosse, e quindi si chiede che cosa ha imparato dall'esperienza e se ha avuto modo di riapplicare quello che aveva imparato in un'altra situazione. Lì vedete cadere molte persone, nel senso che non sono persone sono persone in gamba comunque, che magari si sono anche preparati all'intervista, quindi si sono preparati dei bei racconti, poi però non ti sanno dire, o ti sanno dire cosa hanno imparato, ma non ti sanno dire come lo possono o l'hanno riapplicato, perché non hanno un'altra learning agility, agilità di apprendimento, insomma la traduzione. Ecco, questo è un po' per collegarci a un po' di concetti che noi utilizziamo. E quindi qui c'è di nuovo una formula per farvi capire quanto può essere un moltiplicatore la learning agility. Naturalmente si dice che per avere successo a lungo termine serva ovviamente una materia prima buona, nel senso che comunque si parte già da una buona base, quindi con le esperienze si costruisce e si sviluppa la competenza, e voi vedete come la learning agility può essere un moltiplicatore del cosiddetto, ed ha la formula del cosiddetto potenziale. Ecco, questo un po' per farvi un'introduzione sui principi più teorici, se vogliamo, ma andiamo nella pratica. Farò una carrellata di quali sono i nostri programmi di sviluppo talenti più efficaci. Innanzitutto partiamo dal Organization Capability Assessment. Allora, l'OCA è un processo molto complesso durante il quale, oltre in pratica, è un processo di assessment per cui ai manager viene chiesto non solo di valutare la performance, quindi il raggiungimento degli obiettivi, e di dare un punteggio e un commento ai loro collaboratori, ma di valutarne anche il potenziale. Quindi tutti i dipendenti, tutte le persone da un certo livello in su vengono valutate sia dal punto di vista della performance che dal punto di vista del potenziale, e vengono inseriti in una sorta di grande mappa, che è un blocco, una matrice a nove celle, dove incrociando la performance e il potenziale abbiamo in alto a destra
i fantomatici high potential, qui anche detti big bets, perché sono quelli su cui l'azienda può scommettere e, come dire, pronti a cambiare ruolo e essere promossi di lì a breve, perché sono veramente veramente in gamba. Questo è un processo molto macchinoso, molto lungo, che richiede un sacco di tempo, quindi pensate all'investimento in termini di tempo dei manager nel partecipare a questi comitati, perché non è solo una valutazione individuale, ma ci sono poi a livello di funzione e di settore, di regione, varie puntate. Questo è un aspetto. Poi un altro aspetto che è a questo collegato è quello che è un po' è molta parte del mio lavoro, e cioè cercare di, trattandosi di una azienda dove noi cerchiamo di, prima di cercare dall'esterno di assumere qualcuno di nuovo, vedere se abbiamo qualcuno in gamba da poter spostare nelle varie posizioni, chiaramente occorre dare delle occasioni a questi talenti per poter rendersi visibili. E quindi, trattandosi di un'azienda che ne ha dentro tante, ciascun settore come se fosse un'azienda diversa, occorre inventarsi delle situazioni in cui, non so, il vice president di Electrical incontra dei talenti di Vehicle. Ecco perché sono stati istituiti i cosiddetti talent day, che assomigliano un po' a uno speed dating, nel senso che praticamente ci sono, c'è un'aula, adesso ridete, però è così, nel senso che ci sono dei tavolini con due sedie e c'è un senior leader in ogni tavolino e un certo numero di talenti che viene invitato a questa giornata, perché già è stato identificato come evidentemente uno di quelli in alto a destra, no? nella matrice, e a quel punto i talenti girano nella stanza e hanno tipo 10 minuti di colloquio col signor leader, poi si suona il timer e cambiano e vanno all'altro tavolino e via dicendo. Adesso l'ho messa un po' a sorridere, ma in realtà è molto efficace, perché davvero dà la possibilità ai senior leader di reclutarsi praticamente delle persone, perché cominciano a evidenziare delle persone che potrebbero andare a coprire future posizioni che diventeranno vacanti in futuro nel loro business. Per i talenti è molto importante, perché è un'occasione di esposizione notevole. Un'altra modalità a cui ho partecipato molte volte, perché fa parte proprio dei programmi di sviluppo che coordino, è l'executive dialogue. Qui in pratica viene chiesto a un gruppo di talenti, gli vengono date delle domande e loro devono da parte di senior leader, e loro devono preparare le risposte, ma non sono domande banali, sono praticamente, si chiede di fare delle raccomandazioni, di dare dei suggerimenti su dove andare nel futuro come azienda, quindi insomma sono questioni veramente importanti, e questi sono ragazzi molto giovani con poca esperienza aziendale, proprio perché si vuole avere il loro occhio come si dice, fresco rispetto a queste questioni che magari invece gente più esperta in azienda ha già visto. E è molto interessante, perché è bellissimo, vi dico, vedere questo gruppo di ragazzi che ovviamente sono agitatissimi, perché devono presentare davanti a questi top manager che forse mai nella vita avrebbero pensato di incontrare, perché sono anche magari in location diverse dalla loro, e vedere questi appunto direttori, vice president, prendere appunti su quanto i ragazzi presentano. E poi bellissimo vedere questi leader andare magari a scrivere una mail di ringraziamento scrivendo: volevo solo dirvi che abbiamo deciso di implementare questa vostra recommendation. Questo è stato per me bellissimo, grande sensazione per i miei talenti che hanno fatto questo lavoro e hanno avuto questo riconoscimento. E proprio entrando nel vivo dei programmi per accelerare lo sviluppo degli alti potenziali, questo è un po', diciamo, sono i nostri programmi, il nostro fiore all'occhiello. Partiamo dall'ultimo, che è quello per i più giovani. In pratica questo è dedicato ai quasi neolaureati, diciamo che sono neolaureati, non più neo, perché sono, lavorano da un paio d'anni al massimo. Il Graduate Development Program è un programma, ne esistono varie modalità, fondamentalmente consiste in due anni di un programma con tutta una serie di workshop, conferenze, training a cui partecipano questi ragazzi, e nel frattempo ricoprono
in una certa location, in una certa funzione, un ruolo per un anno e l'anno dopo devono cambiare paese, quindi magari anche lingua, sistemazione, in alcuni casi anche funzione, funzioni affini ma comunque, e business. Quindi di nuovo questo cercare di incrociare e scambiare i talenti. Ovviamente cominciano a esserci persone, perché questi programmi sono stati creati negli ultimi anni, che hanno fatto, sono entrati facendo il grado di Developer Program e poi hanno fatto i programmi successivi sempre di sviluppo della leadership e quindi possono testimoniare che sembrerebbe funzionare i nostri processi di sviluppo. Gli altri tre programmi, che vanno tutti sotto l'ombrello Zone Program, sono dedicati ai futuri leader, il primo programma, ai leader di middle management e invece l'ultimo agli executive, quindi sono tutti programmi di 2-3 settimane, non di seguito, ma con alcuni mesi in mezzo, in cui una classe di, normalmente per i MIA è una classe o due all'anno, quindi 30-60 persone su 20.000 persone, vengono selezionate con un lunghissimo processo di peggio del Grande Fratello come nomination e arrivano a partecipare a questi programmi che sono veramente un trampolino di lancio per la loro carriera futura. Innanzitutto perché di nuovo all'interno di questi programmi possono accedere a tutta una serie di percorsi formativi come anche presenti nel Talent Development Program Skillab, quindi sulla comunicazione, il personal branding, l'intelligenza emotiva, molti sulla parte di acquisizione di consapevolezza di sé, ma moltissimo su come diventare ed essere leader in Eton, quali sono gli strumenti. E visto che sono programmi e cross diciamo con persone che vengono da tutti i business, una occasione unica di fare networking, per cui quello è un aspetto fondamentale di questi programmi, perché gli zone costituiscono una sorta di community, per cui se tu hai fatto uno di questi programmi e ti capita di dover fare un progetto in un paese dove non sei mai stato, non conosci nessuno, se lì in quella sede c'è un tuo collega in senso lato, magari non della tua classe, sai che è già un amico, perché in qualche modo, e questo è molto bello. Ok, cerco di restare nei tempi. Coaching e mentoring. In tutti questi programmi è presente il coaching, come anche nel programma di Skillab. A sinistra vedete questa ruota e il modello di coaching che usa Eton. In realtà non solo all'interno di questi programmi i ragazzi sono seguiti da un coach, ma tutti i manager, cioè quando uno arriva a gestire delle persone in Eton, deve conoscere il modello e deve sapere come essere coach per le persone del suo team. Il mentoring è stato di recente lanciato negli ultimi 2 anni e invece prevede l'abbinamento di un senior leader e di un più giovane mentee, quindi la creazione di coppie, proprio per aiutare la persona da parte di qualcuno che ha già fatto anni fa lo stesso percorso. Funziona molto bene e diciamo che al momento ci sono circa 200 persone in MIA che ne fanno parte, 600 in tutto il mondo. Abbiamo utilizzato un tool per cercare di trovare il match tra i mentor e i mentees, nel senso che durante il pilota era venuto fuori che abbinando noi, secondo dei nostri criteri, facendo noi le coppie, in alcuni casi non ha funzionato perché le persone poi non si trovavano. Invece inserendo il profilo del mentor e il profilo dei mentees e facendo cercare a questo software fondamentalmente quali potevano essere i punti in comune, abbiamo avuto la possibilità di scrivere a chi si era iscritto a questo programma dicendo: ok, puoi scegliere tra uno di questi tre mentor, che erano i tre della lista politica. E questo ha funzionato molto bene, perché vediamo che sta andando molto meglio. C'è ancora un'altra ruota che ho messo per ricordarmi un nuovo programma che si chiama Career Management e avendo visto che non erano bravissimi, i manager non erano così
diciamo, non amavano spendere il tempo nel cercare di far crescere nella loro carriera le proprie persone, perché spesso quello che succede è che se uno è bravo cerco di tenermelo, perché sennò come faccio senza. Allora, invece, abbiamo attrezzato i manager in modo che avessero tutta una serie di tool e le persone stesse per poter capire veramente quali sono gli interessi, le aspirazioni, le motivazioni, anche i valori personali della persona, e capire quali possono essere i ruoli eventuali e futuri. Intanto vedere se è in linea con il ruolo attuale e poi vedere quali possono essere le prospettive. Abbiamo una corporate university, quindi essendo numeri molto grandi ovviamente riusciamo a condensare, cioè ad avere un'università interna per fare i corsi, che è iniziata in America, poi in APAC, e da 2 anni abbiamo anche noi in Europa a Praga. E attraverso un portale, tutti i programmi che vi ho fatto vedere prima in realtà sono dei programmi speciali, invece quello che si trova nella nostra Eton University è fondamentalmente quello a cui possono accedere tutti i comuni mortali, per cui se io ho un'esigenza di fare un corso di public speaking vado a vedere se in Italia lo fanno oppure dove. Devo dirvi che, visti i problemi di le richieste di cercare di tagliare i costi sui viaggi, moltissimi di questi corsi sono virtuali, quindi noi usiamo tantissimo. Devo dire che io prima di questa esperienza non ci credevo all'efficacia dei corsi virtuali, adesso mi sono un po' ricreduta, perché ormai si sono evoluti talmente tanto le piattaforme che consentono almeno magari una parte, ecco, forse l'approccio ideale è il discorso blended, quindi avere la possibilità di fare il corso in classe ma anche poi una parte sempre interattiva, ma non dovendo fondamentalmente muoversi dalla propria sedia. E qui mi taccio, ho finito. Perfetto. Sì. No, beh, se ci sono domande.